Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. E questa settimana, in particolare questo fine settimana, avverrà il passaggio dall'ora legale all'ora solare. Infatti, nella notte tra sabato 30 e domenica 31, esattamente alle 3, dovremo spostare indietro le lancette di un'ora, quindi con il conseguente passaggio all'ora solare. Questa convenzione non è però, diciamo, applicata in tutti i paesi e potrebbe essere anche una delle ultime volte che avviene anche qui da noi in Italia, in quanto la Commissione europea sta da tempo discutendo se lasciare liberi i singoli paesi di decidere quale orario scegliere e mantenere lo stesso durante tutto l'anno. Ovviamente questo cosa comporta? Beh, l'ora solare ovviamente vorrà dire che dormiremo un'ora in più. Però il pomeriggio farà buio prima, le giornate saranno più corte e ora solare vuol dire anche in genere passaggio alla stagione più fredda. Quindi è facile durante questo periodo di transizione avere anche dei piccoli disturbi, dei malesseri, in quanto l'organismo si deve abituare ai nuovi ritmi ed è una cosa soggettiva, ognuno reagisce in modo diverso e il tempo che occorre per adattarsi può essere variabile. In particolare ne possiamo soffrire tutti, ma in maniera più particolare soprattutto i bambini che tendono ad adattarsi con maggiore difficoltà. E quali possono essere i sintomi dettati da questo cambio di orario? Sicuramente un senso di malessere generale, di stanchezza, una difficoltà a concentrarsi, una maggiore irritabilità, mal di testa, disturbi del ritmo sonno-veglia. Ecco, sono tutti piccoli disturbi che però si possono protrarre anche nel tempo e quindi è necessario porre in essere dei piccoli correttivi. Che quali sono? Sicuramente quelli di mettere in atto delle buone abitudini, quindi magari andare a dormire un po' prima la sera e svegliarsi un po' più presto al mattino, fare una regolare attività fisica, ma anche delle regole alimentari, quindi idratarsi bene e avere degli orari precisi anche per i pasti principali e tutto questo ovviamente però senza dimenticare le scelte alimentari che dobbiamo porre in essere ogni giorno. Quali sono? Allora, innanzitutto dobbiamo suddividere la giornata con i canonici 5 pasti al giorno, quindi i tre principali, colazione, pranzo e cena, e i due spuntini. Volendo fare delle scelte alimentari mirate al superamento di questi piccoli disagi che si possono presentare, dovremo scegliere maggiormente quegli alimenti ricchi di triptofano, che è il precursore di un ormone, che è della serotonina, che è l'ormone della serenità, della felicità. Dove lo troviamo? Il triptofano? Sicuramente nel pollo, nei funghi, nelle verdure a foglia larga, ma anche la frutta fresca, la frutta secca e nei cereali integrali. E la sera invece possiamo orientarci su dei formaggi magari freschi, magri, carne bianca, pesce e dobbiamo evitare invece tutti quei condimenti molto grassi, cibi molto grassi, ma anche l'alcol, il sale, le bevande gassate oppure quelle eccitanti come può essere il caffè. E magari prima di andare a dormire la sera per aumentare anche l'effetto di rilassamento e cercare anche di favorire un sonno migliore e protratto più a lungo per le ore necessarie di cui abbiamo bisogno, anche una tisana che può essere una tisana di melissa, valeriana oppure di camomilla. Queste regole alimentari ovviamente valgono in generale un po' per tutti ed è importante seguirle sempre perché come avete ascoltato insomma sono regole generali, però per avere dei benefici è bene porre in essere per un periodo abbastanza prolungato nel tempo, quantomeno è necessario a superare questo periodo di transizione che come detto può portare qualche disagio e qualche malessere in più.
Per ulteriori approfondimenti io vi rimando all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email per segnalare argomenti da trattare o per porre delle domande su quelli già trattati. Quindi potete scrivere a nutrizionericci@virgilio.it e noi ci vediamo la prossima settimana per un altro appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!